Ecco, adesso, ma l'uovo perfetto, no? Okay. Se questo è il capolavoro di Brera, questa è la Piana della Francesca, e il capolavoro del Caffè Fernanda è il suo. Beh, diciamo che è diventato un po' il simbolo del Caffè Fernanda, adesso lei mi aiuterà. Allora, ingredienti. Abbiamo un uovo fatto cotto a bassa temperatura, al forno, al vapore. Cosa è bassa temperatura? Bassa temperatura vuol dire che la temperatura è ridotta. Questo uovo verrà cotto a 62 gradi per un'ora. Ok. E rimarrà completamente integro una volta che lo andremo a spaccare. È come se facessimo una sorta di uovo in camicia, quindi avrà l'albume denso e il tuorlo liquido. Okay. Qui ho preparato una pasta sfoglia, che sì, chiaramente ho dovuto preparare qualche ora prima perché aveva bisogno di riposare. Abbiamo dei carciofi che andremo a saltare in padella, e una fonduta di caciocavallo e della bottarga di tonno. Quindi abbiamo uovo di terra e uovo di mare. Bene, e cosa questa divenga la... Il piatto finale. Allora, iniziamo allora a stendere la pasta. Quindi ci serviremo di queste conchiglie di capasanta per creare una sorta di calco. Bene, per riprodurre... E questo dobbiamo soltanto comprare caposanti e mangiarli. E mangiarle, esattamente, e poi utilizzare il guscio. Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Per avere questo. Va bene, allora, visto per un grande, per un grande, esatto, uomo, un grande mattarello, questo è per lei. Questo, io ho già paura di questo. Allora, andiamo a stendere la pasta, mettiamo un po' di farina. Sì. Allora. Ok. Prendo la pasta stesa, l'appoggio sulla conchiglia, cerco di farla aderire al meglio. A qual parte? Up. Sì, così. Okay. Parte superiore. So. E voilà. La massaggia sopra la conchiglia e man mano andiamo eliminando la pasta in eccesso. So come in forma quasi. Vogliamo che prenda bene le forme della conchiglia. Per evitare che la pasta gonfi troppo, andiamo a appoggiare un'altra conchiglia sopra la pasta. Quindi quando io compro le mie caposante per mangiarle, io devo anche valutare la grandezza delle conchiglie. Assolutamente sì, devono essere simili di dimensioni, si devono incastrare una leggermente più piccola dell'altra. Quindi facciamo così. Esattamente. E mettiamo anche con un po' di forza per fare l'impronto, no? Sì, leggermente, no. Leggermente. C'è bisogno. Okay. La pasta in eccesso la può togliere, no, va bene così, perfetta. Va bene? Sì. Quindi, e mettiamo questo nel... Mettiamo adesso questo nel forno. Ok. Aspettiamo una ventina di minuti. Sì. E voilà! Wow! E questa è la nostra piccola conchiglia. Questa è la nostra piccola conchiglia. Attenzione che è caldo. E voilà. E adesso, oh, bellezza. Eccoci qui. Montiamo il piatto? Sì, impiatta, certo, lei? Certo, certo, ma... Ok, allora iniziamo con la salsa. Ti mostro come fare. Prego. Ok, prima... Prima la salsa. Qui. Sì. Due cucchiai di salsa. Quanto? Uno e due. Va bene così. Ok. Certo, questo aggiungiamo di qui. Carciofi, li mettiamo centrali. Prego. Centrali qui? Sì. Ah, sempre la bellezza, eh? Quanto?
Quanti Va bene così. Tutti? Tutti quelli che vuole, tanto il piatto se lo mangia lei, no? Oh, adoro, però non vorrei sobbare la bellezza. Va bene così. Lasciamo la bellezza. Va bene così. Okay. Allora, mettiamo un'altra puntina di salsa così per Perfetto. Fissare la sfoglia. Yes. Ok. Poniamo la sfoglia. Versiamo l'uovo. E lo poggiamo qui. E poi per finire una grattugiata. Queste sono parole che ho imparato oggi. Grattugiata. Di bottarga, di tonno. E cosa è il vantaggio delle grattugiate invece? Perché ci sono diverse bottarghe, può avere già grattugiate oppure... Questa è fresca, cioè poco stagionata, io quella che preferisco. Da buon siciliana prediligo questa. E di tonno, non di Mugine? Questa è di tonno. Okay. Quella di Mugine si mangia più in Sardegna. La nostra tradizionale è di tonno. Ok. E un po' di spezie, di pepe, di sale? No. Mettiamo un goccino di pepe. Sì. Il sale è già salata perché c'è sia la fonduta di caciocavallo che la bottarga di tonno che è salata. Wow. Ma guarda, con perfezione, no? Perfezione. Posso? Sì. Caffè Fernando, migliore della città, il cuore di Milano, guidato da sopra da Fernando Wittgens. Mamma, che bellezza!